devo andare dal nostro sindaco che ora vedo già con noi, Gaetano Cimino. Buonasera sindaco. Buonasera, buonasera a voi. Buonasera, buonasera. Grazie, buonasera. Grazie per la disponibilità sempre ogni sera. Assolutamente. Grazie al nostro sindaco. Sindaco, allora partiamo subito con questa fase 2. Penso che la domanda che un po' tutti si pongono: come è iniziata, qual è il bilancio di questi primi 4 giorni e soprattutto come procederà, se ci sono anche delle novità che bollono in pentola. Ma devo dire la verità, questi primi 4 giorni non mi hanno convinto affatto. Il buon senso, la maturità che ha contraddistinto i cittadini stabiesi nella prima fase, probabilmente nella seconda fase si è andata un po' perdendo per strada, fatemi passare questa parola. Lo dico perché proprio in questi giorni sono state tante le segnalazioni che mi sono giunte e che poi ho avuto modo di riscontrare io personalmente muovendomi nella città. E sono fortemente preoccupato proprio perché probabilmente non è passato bene il messaggio da parte del governo. C'è una fase 2 che serve come fase sfidante rispetto al momento difficile della prima fase, perché la prima fase è stata una fase di contenimento del contagio, la fase 2 è una fase di convivenza con il virus, che ancora non è scomparso, anche se i dati ci dicono che non ci sono altri contagi, nuovi contagiati. Dobbiamo perciò continuare a sensibilizzare tutti i cittadini, la cittadinanza tutta, all'utilizzo delle mascherine e soprattutto al distanziamento sociale, che è importante, che è fondamentale in questa fase, ripeto, che è sfidante, perché dobbiamo convivere con il Covid. Sì, assolutamente, sindaco. Non so se mi sentite per bene. Volevo a questo punto, ci siamo anche con le prime domande. Volevo andare da Mario Vollono per la prima sua domanda. Sì, vista, sindaco, vista della riapertura anche dei lidi balneari, quindi della gestione di quest'estate, c'è una preoccupazione un po' da parte di tutti, anche da parte del sottoscritto, devo dire, perché noi non ci nascondiamo, sul eventuale aumento dei prezzi d'ingresso, dei tagliandi d'ingresso, perché ovviamente riducendo il numero, io mi rendo conto che riducendo il numero delle disponibilità eventuali degli ombrelloni, ovviamente queste società debbono poi cercare un po' di recuperare questa riduzione. C'è una sorveglianza in questo anche da parte del comune e dell'amministrazione? Allora, intanto dal ragionamento che ho ascoltato si dà già per scontato che il tutto possa ripartire. Io la verità mi manterrei un po' più cauto e aspetterei cosa succede nei prossimi giorni rispetto pure all'annunciato nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. E per quanto riguarda i prezzi non mi sento di dare un giudizio o per un motivo semplice, perché non stiamo parlando delle stesse condizioni. Probabilmente, sicuramente, i concessionari dovranno far fronte a spese per la tutela appunto della salute di coloro i quali usufruiranno dei lidi. Quindi, voglio dire, dovranno far fronte alle stesse spese dell'ordinarietà, aggiungendo appunto delle precauzioni che saranno dettate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. È chiaro che oggi un lido, quindi, per ripartire non solo dovrà far fronte alle spese ordinarie, ma spese suppletive che saranno a vantaggio della salute e dell'incolumità di chi poi andrà presso quel lido. Quindi io non creerei allarmismi inutili. Sappiamo che come per i lidi, così per gli esercizi commerciali, soprattutto quelli per la somministrazione, in questa fase 2 si sono aggiunti dei costi ulteriori. Tant'è
che sappiamo che alcune attività non hanno proprio riaperto perché non sono state capaci di far fronte a quelle che sono le misure messe in campo dal ministro, dal Ministero della Salute. Assolutamente. Allora, nel frattempo siamo per avere con noi anche un altro gradito ospite, ma anche un'altra eccellenza stabiese nell'ambito imprenditoriale. Tu lo conosci bene, sindaco, è il nostro Antonio Del Gaudio di Automec Service, che, a cui vogliamo chiedere anche come è iniziata la sua fase 2. Però volevo chiederti in questo momento qual è la situazione che si presenta in città anche dal punto di vista epidemiologico. Abbiamo detto che oramai sono vari giorni che non ci sono nuovi casi, quindi possiamo dire che a livello anche di nuove situazioni problematiche a livello sanitario stiamo andando verso la normalità o è ancora presto? Allora, come ho detto in premessa prima, io mi manterrei ancora cauto e manterrei sempre alta l'attenzione in questa seconda fase. Il concetto è che è una fase dove bisogna convivere con il virus. È chiaro che i risultati si avranno da qui a 14 giorni perché il tempo di incubazione del virus è di 14 giorni. Ho detto che il checkpoint io lo farò il 10 di maggio, l'ho annunciato nella diretta Facebook di venerdì scorso. Lo devo per tutelare la salute appunto dei miei cittadini e se non ci sarà il rispetto delle regole basilari che prima abbiamo annunciato, quindi mascherine obbligatorie per tutti quanti, distanziamento sociale e spostamenti limitatamente a quelle che sono veramente le esigenze connesse all'uscita. Anche se il legislatore non ha dato dei tempi per poter camminare, non li ha dettati per non creare affollamento. Quindi bisogna uscire, ma bisogna rispettare queste due regole basilari, distanziamento sociale e mascherine. Il 10 farò questo checkpoint per verificare i cittadini come si sono comportati. È chiaro che il dato del contagio lo potremo avere tra 14 giorni, cioè dal 4 maggio in poi, quindi voglio dire faremo questa riflessione tutti quanti insieme. Ripeto, è una fase nella quale non è scomparso il virus è ancora in circolazione, quindi dobbiamo fare attenzione e dobbiamo continuare ad essere responsabili. Assolutamente, andiamo da Natale Giussi per una domanda, poi torno anche per un'altra domanda da Mario dopo e poi abbiamo anche qualcosa da web con Giovanni. Natale. Sì, sindaco, buonasera. Volevo chiederle, per quanto riguarda, ecco, vorrei porre l'attenzione anche sul fiume Sarno, sono bastati praticamente pochi giorni di fase 2 per diciamo tornare a quei livelli di inquinamento che appunto deturpano questo fiume e che conosciamo molto bene qui a Castellammare non da anni ma da decenni, oserei dire. Mentre invece durante la fase 1 ovviamente stando le aziende chiuse chiaramente il Sarno era tornato, ecco, a essere quasi quello che era un tempo. Ma c'è qualcosa che il comune, ecco, qualche iniziativa che il comune può promuovere non so, anche nei confronti degli altri enti locali per cercare di far se non di far terminare, di limitare in qualche modo questo scempio? Allora, sul fiume Sarno penso che tutti quanti abbiamo ancora limpide, no? Le immagini di qualche giorno fa dove avevamo un fiume in salute, un fiume che ritrovava il proprio splendore. Perché? Perché le fabbriche erano state chiuse e quindi era un momento di quarantena. Due giorni fa abbiamo visto un fiume che si ammala di nuovo perché riaprono di fatto le fabbriche. Allora la riflessione che dobbiamo fare tutti quanti insieme, probabilmente non servono
o studi, diciamo, ingegneristici spaziali, non servono grandi opere, basta solo delocalizzare quelle fabbriche che sono in prossimità del fiume. Logicamente faccio riferimento alle fabbriche che stanno a Solofra, quindi che stanno a monte, perché noi oggi siamo di fatto lo sversatoio dei 49 comuni che stanno appunto a monte, perché noi geograficamente ci troviamo a valle del fiume Sarno. Ho predisposto iniziative che annuncerò domani nella diretta Facebook. Allora, Giovanni Donnarumma con il nostro web. Sì, innanzitutto saluto il signor Sindaco, buonasera, le leggo i primi messaggi che sono arrivati per lei o quantomeno ecco che interessano il primo cittadino Antonio Izza che ci dice sono d'accordo con il nostro Sindaco, poi ancora Salvatore, sì? Mi fermo solo un attimo, nel frattempo abbiamo già anche Antonio Del Gaudio con noi, General Manager di Honda Automec. Dico ad Antonio solo di cliccare sulla telecamerina del suo iPhone per riuscire anche a vederlo, oltre che sentirlo in questo momento. Giovanni, continua tranquillamente. Sì, leggiamo poi il messaggio di Salvatore Longobardi che dice sono comprensibilissime le sue perplessità del sindaco ovviamente, poi ci saluta anche Giovanni Ingenito che dice scusate ma si parla di spiaggia ma poi quando si va al mare come si fa? Ecco già un po' di accenno a quello che potrebbe essere la vita al mare, poi Imma Pinacioffi della Mamma Mia ci saluta e ci dice che riaprirà a breve, quindi noi siamo contenti, poi Giovanni Ingenito che scrive complimenti al nostro sindaco che fino adesso ha fatto un ottimo lavoro e lui e la sua maggioranza avanti così e ancora complimenti. Nello genovese ci sono troppe persone, non ci sono controlli come nel lockdown, ci scrive Nello genovese, risponde però Giovanni Ingenito che dice stasera in villa c'erano ben 3 pattuglie a controllare il tutto. Intanto volevo chiedere al sindaco, tornando un po' a quelli che potrebbero essere gli aiuti anche economici per quelli che sono un po' le categorie che sono un po' così sul lastrico al momento, se c'era la possibilità in un breve lungo termine degli azzeramenti dei tributi per i prossimi 2-3 mesi per quelli che sono i tributi per i commercianti o addirittura per chi ha alberghi, bed and breakfast eccetera, un'eliminazione della tassa di soggiorno. Allora, per quanto riguarda gli esercizi commerciali, penso di poter dire con tranquillità che rispetto a questa sensibilità mi sono mosso in tempo scrivendo al governatore della regione Campania per far riaprire alcune categorie. Prego, prego. Per far riaprire alcune categorie come quelle di asporto. Ho scritto successivamente per i parrucchieri, i centri estetici, gli NCC e le toilettature. È chiaro che il momento è impegnativo per tutti quanti. Io come sindaco, anticipando addirittura il governo, approvai una delibera in giunta per la sospensione dei tributi locali. Oggi ho chiesto al dirigente per la Commissione Finanze di mettere in campo un documento per vedere se ci sono le condizioni per azzerare per 2-3 mesi la tassa della Tari. Noi diciamo ci scontriamo spesso con i numeri, perché sappiamo che i bilanci del comune si basano su entrate e uscite. È chiaro che la volontà politica deve appunto confrontarsi con i numeri di un bilancio che vede, diciamo, il comune di Castellammare avere una quota parte appunto basata sugli stipendi dei dipendenti comunali. La volontà politica c'è, il mio impegno è costante perché è forte il concetto che l'economia della città si basa prevalentemente, soprattutto sull'economia degli esercizi commerciali.
che oggi sono una categoria molto mortificata, l'abbiamo detto prima, devono far fronte a quelle che sono le misure sanitarie dettate dal Ministero della Salute, quindi ulteriori spese che vanno ad aggravarsi su chi ha dovuto abbassare la serranda, quindi chiudere il proprio esercizio commerciale per questi mesi, il che, diciamo, la dice lunga su una ripartenza. Quindi io dico, l'impegno mio è massimo, le risposte ci saranno come ci sono state fino ad oggi, però bisogna far intervenire la Regione e il Governo con linee guida chiare, con interventi economici chiari. Assolutamente. Giovanni, non so se ci sono altre domande. No, volevo leggerti altri messaggi come quello di Alfonso Marciano, che fa anche a sua volta complimenti al sindaco per tutto quello che sta predisponendo, anche per il pugno duro contro i comportamenti scorretti. Lo stesso saluto anche da Maria Modio, sempre per il sindaco. E ancora Alfonso Marciano che si scrive: difendiamo Castellammare, difendiamo gli stabiesi, dopo tanto tempo abbiamo ritrovato anche fiducia nel governo cittadino, e ringrazia il sindaco. A te la linea. Perfetto, io volevo chiedere ancora, sì, volevo metterlo in contatto con Antonio, ma abbiamo dei problemi proprio con Skype. Non ha dimestichezza nella tecnologia. diciamo. Al volo. Allora, Mario Vollono aveva una domanda per te, sindaco. Sì, più che una domanda, una considerazione, un qualcosa, porto diciamo a conoscenza di un malcontento da parte di un cittadino di Castellammare, di uno che è stato in prima linea in battaglia, diciamo, in questo Covid-19. Stiamo parlando di Carlo Balza, non so se lei ha presente questo infermiere dell'ospedale San Leonardo. Oggi voleva essere qui con noi per scambiare due chiacchiere con lei, visto che a suo dire purtroppo, diciamo, l'altra conferenza fatta con Metropolis non l'ha soddisfatto in alcuni passaggi, perché diceva appunto: cerchiamo di pensare a risolvere diciamo i problemi attuali, non andare diciamo in maniera prospettica in futuro. E diciamo che quindi lui l'invitava, se era possibile, giovedì prossimo a essere di nuovo ancora qui con noi e magari avere questo dialogo con lui, sempre in maniera costruttiva, come diceva lui, per risolvere e per fare chiarezza un po' su quello che è successo purtroppo all'ospedale San Leonardo, con tante voci che anche lei ha cercato un po' di chiarire, però che meritano magari un maggior approfondimento. Sì, sicuramente per me è un piacere giovedì partecipare e confrontarmi con l'infermiere, che ha avuto modo di telefonare nei giorni scorsi. Non siamo riusciti a metterci in contatto, proprio per dire, per assicurare che la battaglia sta continuando. L'attenzione mia è sempre massima su quello che succede all'interno dell'ospedale. È chiaro che oggi ci troviamo in una fase successiva, perché abbiamo avuto modo di dire tutti quanti insieme, di constatare tutti quanti insieme, che probabilmente, sicuramente, ciò che è stato messo in campo all'inizio di questa pandemia non ha sortito i dovuti effetti, perché ricordiamo che i dati dei contagiati all'interno dell'ospedale San Leonardo sono aumentati vertiginosamente e poi si sono rallentati nelle settimane scorse. E devo dire la verità, l'ingegnere Sosto, con il quale mi sono confrontato, ha avuto modo anche lui di confermare questa tesi. Cioè, qualcosa non ha funzionato all'interno dell'ospedale, proprio perché ci sono stati dei contagiati. Lui mi ha assicurato che ha messo in campo delle iniziative proprio per tutelare e contenere ciò che stava accadendo all'interno dell'ospedale. La cosa che infatti lui è il sogno del Gaudio, sì. E quindi volevo salutarlo subito in diretta. Buonasera, Antonio. Buonasera a tutti. Ciao Antonio. Ciao Antonio. Ciao Antonio. Bene, no? Ciao, buonasera a tutti. Buonasera.
Allora, Antonio, come è ripresa? Mentre saluto anche Lello Valanzuolo che è già in diretta con noi per parlarci anche un po' del wedding, come in settimana proprio c'è stato anche un incontro proprio con De Luca in Regione Campania. Antonio, come è ripresa questa fase 2 nel settore auto e moto che tu chiaramente rappresenti al meglio in città? Abbiamo, diciamo, c'è una situazione molto critica, specie il settore auto, dove almeno a livello nazionale abbiamo perso almeno 85%, il settore moto perdiamo un po' di meno. Diciamo ci stiamo difendendo, ne abbiamo ripreso solo lunedì, quindi 4 giorni. Posso dire reparto moto, già siamo con delle campagne eccezionali e la prima rata si paga dopo 6 mesi. Quindi diciamo il cliente veramente entra con senza 1 euro, tasso zero, e si prende la moto. Se è tornato tutto questo, in questo momento non c'è, ma prevediamo insieme alle aziende finanziarie e alle case madre di mettere in piedi un qualcosa di questo del settore moto. La situazione è critica, ragazzi, è molto critica, però diciamo bisogna essere anche fiduciosi, anche ottimisti, diciamo, della cosa. Ecco, queste le due parole. Antonio, non so se avevi qualcosa anche da dire al sindaco, volevi fare una domanda al sindaco. Diciamo il sindaco, non so, siamo amici, lui lo sa, faccio parte anche del direttivo dell'ASCOM e diciamo che da parte del comune, la Monticello loro no, potrei stare impegnando perché è un po' come l'Italia, non è che ci sono, cioè è un comune molto proficuo. Diciamo il loro piccolo ci danno una mano, però bisogna fare anche molto di più, magari i commercianti e tutto, anche perché la stessa Castellammare secondo me è una città che si mantiene sul terziario e quindi bisogna fare tantissimo questi negozianti, che c'è tanta gente che ha dei negozi che secondo me non riuscirà neanche ad aprire. E l'aiuto lo vedo da parte del comune e un po' dalle banche. Ma sappiamo il settore bancario che è molto difficile che aiuti questi piccoli negoziati se non ci sono le garanzie, quindi secondo me il comune dovrebbe fare un po' di più. Sindaco, cosa diciamo ad Antonio? Come diciamo risposta immediata posso dire che come sindaco la prima cosa che abbiamo fatto è stata quella appunto di approvare la sospensione dei tributi locali. Purtroppo noi possiamo incidere solo sui tributi comunali, su altri tipi di tributi ci sono gli altri enti predisposti, quindi regione, città metropolitana e governo. È chiaro che la difficoltà esiste, la difficoltà per gli esercizi commerciali e per tutte le categorie esiste. Bisogna ripartire e c'è bisogno di regole certe perché, come ha avuto modo di dire Antonio, c'è bisogno di un affiancamento da parte dello Stato con misure economiche chiare che possano dare la possibilità a coloro i quali sono stati penalizzati in questa fase di partire, ma partire con lo spirito giusto, perché stare chiusi 3 mesi e far ripartire un'attività non è semplice. I costi si quadruplicano perché bisogna riprendere da dove si è lasciati. Quindi c'è bisogno di regole certe, affiancamento da parte di banche e istituti bancari. Il governo quello deve garantire. Poche regole ma chiare, non ci vogliono grandi manovre finanziarie, ma soprattutto non c'è bisogno di assistenzialismo, c'è bisogno di un affiancamento, le banche devono stare vicine a questi imprenditori perché altrimenti non ci sarà una ripartenza con il piede giusto. Io come sindaco mi sono fatto promotore presso la regione deve alzare la voce presso il governo perché la regione Campania già ha un tessuto sociale che in una condizione di normale gestione è, diciamo, va in affanno. Quindi bisogna intervenire per la regione, bisogna intervenire per i cittadini, diciamo, di tutta la regione Campania.
Perfetto, io volevo salutare un attimo in diretta anche Lello Valanzuolo, foto Antonella, anche per parlare del wedding e del settore che ha perso tantissimo in questo momento. Al sindaco chiedo solo due minuti, se riusciamo a chiudere poi chiaramente con te. Fra poco ci ammazzi, sindaco. Abbiamo una domanda proprio per il nostro sindaco, è stato gentilissimo, lo ringraziamo, ma puoi immaginare che ci sono tante domande, non per te, ma chiaramente tu rappresenti anche un po' le istituzioni in questo momento, anzi rappresenti le istituzioni. Noi, è stato bello anche il tuo passaggio, perché è chiaro che anche un sindaco di una città come Castellammare vuole qualcosa di più dal governo centrale, perché in questo momento tutti noi chiediamo un qualcosa di più al governo centrale, non per pensare al proprio orticello, ma proprio perché penso che i problemi ci siano proprio per tutti, a partire dalle amministrazioni comunali, che hanno avuto sicuramente ingenti danni anche nel non richiedere più le varie tassazioni e compagnie, quindi hanno anche problemi di tesoreria, immagino. Lello Valanzuolo. Buonasera a tutti voi. Ciao Lello. Sì, io volevo chiedere al sindaco. Volevo chiedere al sindaco, si sta parlando di come far ripartire tutte le attività commerciali che per 3 mesi hanno subito questa pandemia economica, tra virgolette. Noi del nostro comparto purtroppo dopo 3 mesi non ripartiamo. Come possiamo continuare la nostra attività, il nostro lavoro, il nostro mondo attualmente è fermo? Si parla che ripartiremo tra un anno. Siamo stati esclusi dai bonus della Regione Campania. In merito non è diretta proprio per il sindaco, volevo soltanto sapere se dalla Regione ci sono qualche nuove direttive per questi codici Ateco e se si parla della nostra categoria. Allora, dipende molto dal governo, dobbiamo aspettare il 18, probabilmente ci sarà un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. È chiaro che ci saranno delle categorie che purtroppo, ahimè, saranno costrette a posticipare al 2021 la loro attività, come per esempio i fotografi e tante appunto attività che hanno visto rinviare matrimoni, comunioni, quindi pensiamo pure ai ristoranti, agli alberghi, quindi voglio dire complessivamente c'è stato uno stop che ha mortificato tutte le categorie. Oggi abbiamo bisogno di un governo che dimostri la propria capacità nel dare risposte concrete a tutti queste attività che oggi sono in difficoltà. È chiaro che la risposta non deve essere una risposta di sostentamento, di sostegno, ma una risposta di grande respiro, cioè bisogna dare certezza di come ripartire, perché se tu oggi hai alle attività, agli imprenditori, dici guarda tu la tua attività ripartirà da qui a 3 mesi, devi far capire anche come ripartirà, in che condizioni ripartirà e se potrà ripartire, perché il tempo in questa pandemia ha giocato un ruolo determinante. Oggi diciamo anche chi riparte, io penso che non riparte con il piede giusto, partendo appunto da quelle che sono le linee guida che avrebbe dovuto dettare il governo in maniera chiara. Mi riferisco in particolare a quelli che sono i prestiti, no? Che le banche dovevano finanziare. Si è detto 25.000 euro, poi si è capito che quei 25.000 euro non sono a fondo perduto, ma rappresentano un mutuo, quindi una rata che appunto l'imprenditore deve sostenere e deve far carico. E a questo appunto aggiungiamo le bollette, quindi, che mensilmente arrivano, che ricordo sono state solo sospese, e le tante tasse che sono state sospese, mi riferisco non ai tributi locali, e penso che un imprenditore, diciamo, ha difficoltà nel vedere il proprio futuro. Quindi, ripeto, aspetterei ciò che il governo varerà, perché, ripeto, in questa fase, in questo momento, il governo deve dimostrare grande maturità, grande senso di responsabilità per far fronte ad una ripartenza che deve dare dignità a tutti quanti.
Perfetto, sindaco, grazie mille del tuo intervento con noi. Non so se no, c'era solo forse un'ultima considerazione anche di Natale Giusto, perché ci sono dei messaggi per te, però ti salutiamo subito dopo, assolutamente. Sì, no, in pratica torniamo su quell'argomento del fiume Sarno che abbiamo trattato prima. Ci sono due messaggi, sono pervenuti da Antonio Vollono, il papà di Mario. Vabbè, con la fase 2 con la fase 2 le acque del fiume Sarno, cambiando colore con lo svessamento dei vari veleni delle fabbriche, ci hanno indotto a pensare che il fiume è di nuovo inquinato. Purtroppo il fiume anche durante la fase 1 era sempre inquinato, ma dalle acque reflue dei siti urbani che non dispongono di collettori di collegamento con i depuratori. Poi abbiamo Giuseppe Vollono, sempre sullo stesso argomento, in questo caso sempre fratello di Mario, vabbè, buona tutta la famiglia. Vorrei chiedere di andare a fondo alla situazione che si sta palesando di nuovo per il fiume Sarno. Negli ultimi mesi abbiamo visto volteggiare nei cieli delle nostre città droni ed elicotteri. Che fine hanno fatto? È possibile che non si riesca a risalire ai delinquenti che avvelenano questo nostro fiume? Beh, sindaco, penso che tu hai preso posizione molto su questa situazione, sì, già in settimana, no? Sì, i fatti dimostrano che abbiamo avuto nei 40 giorni, cioè nei giorni di quarantena, un fiume che è ritornato in salute. Dopo il 3 di maggio abbiamo visto che il fiume si sta ammalando di nuovo. Io l'ho detto in premessa prima, penso che anziché intervenire con progetti, diciamo, impegnativi, basterebbe delocalizzare quelle fabbriche che sono in prossimità del fiume Sarno. Perché, guardate, chiudendo le fabbriche si è dimostrato, abbiamo il dato scientifico, che il fiume ha riacquistato il suo splendore. È chiaro che per fare questo c'è bisogno della volontà dei sindaci, dei comuni che hanno le fabbriche a ridosso degli affluenti del Sarno, di trovare aree per delocalizzare. Poi la risposta che ho letto del ministro Costa non mi può soddisfare come sindaco di una città che sta a valle del fiume Sarno, perché dare mandato al gruppo De Noe dei carabinieri di intervenire mi sembra una misura molto molto limitativa. Abbiamo visto infatti i droni e tante altre tecnologie intervenire per questa pandemia, si potrebbe blindare quell'area, quella zona degli affluenti del fiume Sarno che di fatto inquinano lo stesso, e mi riferisco appunto alle zone di Solofra, a quei comuni dove esistono invasivamente quelle fabbriche che ormai tutti quanti sappiamo non sono a norma. Perfetto, allora sindaco, grazie del tuo intervento.